Common è acronimo di comunità monitoranti. Scuola Common è il momento di formazione annuale, 4 giorni all'anno, in cui tutte le comunità hanno modo di confrontarsi attorno allo stesso tema e soprattutto confrontarsi tra di loro condividendo le esperienze. Siamo arrivati alla 3ª edizione di Scuola Common. Quest'anno lavoreremo attorno alla figura dell'attivatore di comunità monitoranti. A differenza dello scorso che abbiamo lavorato sul metodo, quest'anno lavoreremo proprio a creare quelle persone che sui territori saranno in grado di moltiplicare e comunità monitoranti sapendo come fare. Il senso di Scuola Common sta proprio nella condivisione tra comunità monitoranti di territori diversi. È fondamentale ed è meraviglioso vedere come Licata in Sicilia scambi con Palagiano in provincia di Taranto, come queste comunità parlino ad esempio con quelle della Toscana, che si confrontano con quelle della Lombardia, magari condividendo anche il percorso come quelli regionali che per esempio hanno fatto in Emilia Romagna. Il senso di Scuola Common è: se per 361 giorni all'anno noi come staff andiamo sui territori, per 4 giorni all'anno ci si incontra tutti, soprattutto per non sentirsi soli. Presidio Libera di Palagiano, intitolato a Giovanna Battista Tedesco. Palagiano, provincia di Taranto. Ci siamo spesi sulla pubblicazione dei redditi da parte del sindaco e del vice sindaco, che nonostante una legge che prevedesse la pubblicazione entro i 90 giorni dall'insediamento e una restrizione fatta dal regolamento comunale a 60 giorni, continuavano a non rendere pubblici. Allora, abbiamo utilizzato soprattutto il sito istituzionale del comune, quindi la sezione trasparenza del comune, e poi abbiamo utilizzato anche l'accesso civico e l'accesso agli atti, per cercare di controllare un po' il territorio, per cercare di fare un po' la nostra parte, soprattutto sul territorio, da cittadini responsabili. Che lavoro fai tu? Io sono disoccupata. Sono un'educatrice. Il 19 agosto del 2013 abbiamo costituito l'associazione Attessalta, associazione di promozione legale contro le mafie e l'illegalità. Noi operiamo a Licata, in provincia di Agrigento, perché un gruppo di persone si era stancato di girarsi dall'altra parte, si era stancato di demandare le responsabilità agli altri. Perché anche i cittadini, soprattutto i cittadini, possono, utilizzando gli strumenti che l'ordinamento mette a nostra disposizione, fare tanto. Che attraverso il monitoraggio civico e la democrazia partecipata si può davvero contrastare il malaffare. Non è difficile sui beni confiscati. Il comune di Licata nel 2014 non aveva neppure pubblicato l'elenco sul sito del comune, come impone invece il codice antimafia. Ad oggi abbiamo ottenuto non solo la pubblicazione dell'elenco, abbiamo fatto fare una mappatura, una georeferenziazione dei beni, abbiamo fatto apporre delle targhe con su scritto bene confiscato alla mafia e un regolamento. Quindi i beni non si affidano più direttamente come succedeva una volta, ma adesso per affidare un bene occorre, come giusto che sia, come impone la legge, fare un bando pubblico al quale possono partecipare tutti. Il depuratore cittadino purtroppo si è appurato che non depura bene, e non solo, ma sversa direttamente nella foce del fiume Sasso, quindi senza condotta sottomarina. Ci siamo impegnati tanto affinché attraverso anche le nostre denunce venisse sequestrato. Il sequestro è stato fatto, adesso aspettiamo che si facciano le opere che si dovrebbero fare, quindi la condotta sottomarina, è che finalmente, insomma, non ci sia più quell'inquinamento che sta un po' rovinando la nostra costa. Il metodo che utilizziamo comunque è quello di integrare non solo la sensibilizzazione, quindi nel portare nelle scuole quello che quelli che sono i doveri dei cittadini, che appunto sono quelli di tutelare il bene comune, di rispettarlo e di fare soprattutto in modo che chi ci governa lo rispetti, ma tutto ciò deve essere anche collegato alle denunce, perché noi diciamo ai ragazzi si deve denunciare, noi portiamo ai ragazzi le denunce che facciamo sul territorio.